Ben trovato, sindaco. Abbiamo il sindaco di Sessa Cilento, Gerardo Botti. Ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito, nonché anche presidente della commissione dei sindaci del distretto 70. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Io mi sono soffermato prima con voi e devo dirvi davvero complimenti per la trasmissione. Vi auguro le migliori fortune e di attirare sempre più, voglio dire, una serie di telespettatori interessati davvero alla risoluzione dei problemi, perché ho visto dal taglio che avete dato nei precedenti servizi. Avete fatto poca filosofia e molta razionalità, quindi complimenti davvero. Grazie sindaco, veramente di cuore per questi complimenti. Grazie sindaco, io ho l'onore e il piacere di conoscerlo virtualmente per ora, ma sicuramente poi da vicino avremo modo di scambiare delle opinioni, sindaco. Grazie per essere qui. Sì, grazie a voi. Allora, prima di passare alla sanità, perché insomma sappiamo che in questi ultimi giorni trascorsi, insomma, vi siete riuniti al San Luca con tanti sindaci del distretto 70 per parlare delle problematiche relative purtroppo al servizio sanitario, mi piacerebbe fare una panoramica di quelle che sono le attività amministrative del suo comune, che è un comune molto bello del Cilento. Lo abbiamo fatto anche nei giorni trascorsi con altri sindaci perché ci piace promuovere il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni e i suoi bellissimi territori. Credo che sia doveroso perché insomma, i tanti turisti che affollano le località cilentane insomma, possono fare anche una passeggiata in altri comuni. Ma io penso che la vera risorsa di tutti i piccoli borghi di questa bellissima terra che è il Cilento debbano puntare necessariamente sull'ambiente, territorio e cultura. Sono le tre parole sulle quali noi abbiamo fondato i nostri orientamenti amministrativi. La cultura è importantissima perché rappresenta un volano per conoscere la nostra storia, le tradizioni, quello che eravamo, quello che siamo e quello che potremmo diventare. L'ambiente è un ambiente sano, ringraziamo il Signore, voglio dire, un ambiente bellissimo, un ambiente incontaminato. Sì, c'è qualche area dove sì, viene segnalato qualche rischio, però in tutta, voglio dire, tutta sostanza viviamo ancora in un ambiente sano e dove è importante avere questo approccio con la natura perché anche attraverso questo approccio viene fuori un altro volano, quello del compartimento agroalimentare, cioè della ricchezza anche di materie prime, soprattutto nel campo alimentare, che poi hanno rappresentato storicamente anche la base della dieta mediterranea e noi siamo conosciuti nel mondo, in modo particolare nel Cilento. È vero che Pioppi è la capitale ideale della dieta mediterranea, ma siamo conosciuti proprio per questo, quindi per la qualità dei nostri prodotti che viene correlata appunto alla longevità della nostra popolazione. Che cosa abbiamo fatto? Come comune ci stiamo sforzando proprio su questo aspetto. Cultura, ieri sera, non a caso abbiamo avuto l'apertura del Festival Segreti d'Autore, diretto dalla Nadia Baldi, ma voluto fortemente dal nostro conterraneo, anzi, o meglio, concittadino, maestro Ruggero Cappuccio. Ieri sera abbiamo avuto l'onore di avere nella serata inaugurale il maestro Muti e si immagini, voglio dire, in termini di visibilità, un piccolo borgo come il nostro, che cosa può davvero ricevere da una visita del genere. E il Riccardo Muti ha parlato un'ora del come uomo del sud, come uomo attaccato alla nostra terra, alla nostra cultura, ed è stato un colloquio bellissimo perché ha messo proprio in risalto le capacità che noi abbiamo, soprattutto noi di questo territorio, per poter risalire la china. E lui ha ripetuto più volte, essendo figlio di madre napoletana, la parola "Guagliù, scetatevi", cioè
datevi una mossa, fate in modo che tutto quello che è il corredo della storia che ci appartiene, quella del Regno di Napoli, del Regno delle Due Sicilie e tutto quello che riguarda in modo particolare il Cilento venga alla luce e rappresenti il punto fondamentale da cui partire per progetti di ampia cultura. Non a caso noi abbiamo partecipato a questo PON nazionale del Ministero a linea 8 e devo dire con grande soddisfazione, grazie anche soprattutto alla collaborazione di altri comuni come il nostro, grazie alla compartecipazione di società che si occupano di spettacolo e turismo, abbiamo vinto questo PON linea 8 finanziato dal Ministero. Per questo che vedete giustamente Palazzo Coppola, dove ieri sera abbiamo appunto svolto questa manifestazione, ed è stato ospite graditissimo anche il presidente De Luca, che non ha fatto mancare la sua verve e la sua ironia nell'incontro col maestro Muti. Quello che devo dire, abbiamo vinto questo PON, siamo stati 18esimi in Italia su 4.000 quasi domande presentate, per noi è stato motivo di grande orgoglio. Abbiamo avuto un finanziamento di 1.600.000 euro che rappresenta ovviamente la base su cui partire per cercare di ravvivare appunto dal punto di vista strutturale e soprattutto dal punto di vista delle attività i nostri borghi. Poi è di stamattina, voglio dire, l'altra iniziativa che abbiamo intrapreso insieme ad altre associazioni del Montestella, ma penso che questa sia veramente davvero importante perché è stata intrapresa anche con l'Università di Salerno. Avremo ospiti per 15 giorni 8 studenti universitari tedeschi che si occupano dell'ambiente e che si prenderanno cura di ripulire il sentiero della Valle dei Mulini, che ha rappresentato la base del progetto che abbiamo presentato a livello ministeriale e del quale abbiamo avuto un riscontro favorevole. E così, voglio dire, stiamo mettendo su tanti incontri culturali. L'altro giorno, domenica, abbiamo presentato il libro di un cardiochirurgo, il Gianluca Santisi, il professore di cardiochirurgia giovanissimo, che ha scritto questo libro in modo romanzato per sollevare il problema trapianti. Come sapete, noi abbiamo preso al volo questa possibilità, l'abbiamo avuto nostro ospite perché è stato il modo per partire da un romanzo e affrontare anche dei temi che riguardano proprio i piccoli borghi, le emergenze cardiologiche, il ruolo delle farmacie dei piccoli borghi e così via. Stiamo lavorando proprio su questa linea, proprio per ravvivare l'interesse della popolazione e fare in modo che da un lato possiamo attrarre delle risorse, quindi favorire il nostro territorio facendo in modo che i giovani non vadano via, perché abbiamo la possibilità di coltivare degli interessi che possono essere anche remunerativi. Dall'altro, per evitare la fuga, è importante anche che ci sia un'adeguata assistenza sanitaria, e purtroppo nel nostro territorio è un aspetto abbastanza deficitario per quanto mi attiene. Bene, Sindaco, per quanto riguarda invece quello che c'è da visitare a Sessa Cilento, quindi abbiamo visto che lei ha fatto una panoramica di tutti quelli che sono stati e che saranno anche gli eventi di questa estate 2022, ma è bene anche ricordare a coloro che ci seguono che cosa visitare di bello, di culturale nel suo comune, quali sono le attrazioni culturali storiche di Sessa Cilento. Una cosa è Palazzo Coppola, che voi avete inquadrato, che è stato ufficialmente inaugurato l'anno scorso. È un palazzo del 600, un palazzo baronale, ed è stato restaurato nei minimi particolari, davvero, e qui ci ha messo l'anima, a parte, voglio dire, l'aspetto economico, perché è un'opera pubblica, una struttura quindi che la provincia ha destinato al comune, noi l'abbiamo dato incomodato a questa società di servizi per attività squisitamente culturali e legate alla legalità.
ma in questo momento sono presenti anche 3 mostre, quindi da visitare, e si visita in genere il sabato o la domenica. C'è un numero a cui fa riferimento per poter avere la possibilità di fare delle visite guidate, ovviamente visite gratuite. E l'altra bella zona da visitare è proprio la Valle dei Mulini, che rappresenta un poco la nostra storia. Si tratta di strutture che risalgono al XII secolo, e questo perché la nostra terra è ricca di acqua, e già a quei tempi avevano capito che l'energia, quindi prodotta dai mulini, poteva essere importante per partire con produzione di bene primario. E infatti, con l'attività dei mulini venivano utilizzate le macine proprio per macinare il grano. Noi eravamo, voglio dire, dei produttori in quell'area di primo livello. L'altra cosa, voglio dire, poi ci sono i sentieri del Montestella. Poi un'altra chicca del nostro comune è la Basilica della Santissima Trinità, che nella parte bassa del paese, e quindi nella frazione San Mango, che risale al 1100, è una zona veramente bellissima, molto piena di storia, e oltre che piena di storia, piena di bellezze. Abbiamo avuto anche qualche volta la possibilità di organizzare qualche evento all'aperto di sera, e davvero è un'atmosfera magica. E poi io visiterei proprio il paese. Per questo abbiamo organizzato proprio il primo di questo mese, il primo sera, ci sarà una sorta di visita ai portoni del paese, che non ha solo, voglio dire, la valenza attrattiva culinaria, ma sarà un modo per far conoscere. Ecco, questa è quello che chiamiamo il campanaro, la Basilica della Trinità, a cui facevo riferimento prima, nella parte bassa di San Mango. E quello che volevo dire è che per esempio, il 1º agosto sarà importante, perché ogni portone racconta la storia del nostro paese, e c'è tutta una serie di portoni da visitare, grazie alla disponibilità dei proprietari che hanno dato l'accesso libero a questo percorso, e grazie anche ad Antonio Migliorino, un nostro caro concittadino, che un riferimento per la storia del nostro comune, un giornalista che si è preso la briga, insieme a 2 professoresse del posto, di fare un piccolo excursus, quindi diciamo una sorta di breviario sulla storia di ogni portone. Quindi chi avrà la possibilità di venire quella sera, ripeto, il primo, quindi è lunedì sera prossimo, dopo le 20, quindi non solo potrà degustare qualche pietanza tipica nostra, ma avrà anche la possibilità, attraverso la visita di questi portoni, di conoscere poi la storia e le origini del nostro paese, e quindi della nostra terra. Sindaco, le devo fare i complimenti perché non è solo un grande professionista, ma si sente dalle sue parole e dai suoi occhi che è proprio un appassionato di questo nostro territorio. Complimenti. Ma guardi, mi lasci fare questa digressione. Io continuo a fare il medico, ovviamente adesso faccio il libero professionista, ma più per richiesta che per necessità, perché continuo, mi rendo conto che stare al servizio, soprattutto di chi ha bisogno, è una fortuna poter aiutare il prossimo, e quindi non posso, non ce la faccio a lasciare 40 anni di attività alle spalle come se niente fosse. Però le devo dire che quando nel periodo più forte della mia carriera, quando ho acquisito titoli importanti, soprattutto dal punto di vista scientifico, mi correva obbligo di girare, veramente ho dovuto girare il mondo. Questo grazie anche, ho potuto fare questo grazie alla pazienza di questa compagna eccezionale che è stata mia moglie, che nel frattempo ha provveduto alla crescita di ben 4 figli, perché in tutto questo sono anche padre di 4 figli, e
e stavo spesso all'estero, stavo tranquillo perché sapevo che a casa c'era chi riusciva a governare e a gestire tutte le necessità della nostra famiglia. Però vi devo dire che quando andavo all'estero, quando mi presentavo, diceva: "Ah, lei è il dottor Botta, lei dove lavora?" Dico: "Lei lavora?" E beh, io dicevo: "Vengo dall'Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli, com'è?" "Ma allora lei è napoletano?" "No, assolutamente. Io sono nato a Salerno, ma ho sempre detto a loro: sono cilentano." "Oh, cilentana, eh sì." Dico: "È una terra bellissima a sud di Salerno." Quindi ho avuto sempre l'orgoglio, dovunque mi sono trovato, soprattutto all'estero, di dire che ero cilentano, perché amo questa terra. È un amore che mi ha trasmesso mio padre ha trasmesso evidentemente mio nonno, e quindi non possiamo fare a meno di questa nostra terra. Infatti ricordiamo che lei è stato direttore scientifico dell'Istituto Pascale di Napoli, insomma, quindi davvero abbiamo l'onore non solo di ospitare il sindaco di Sesta Cilento, ma anche una personalità del campo medico eccellente, quindi complimenti per quello, insomma, che ha svolto in passato, ma che continua a fare, come ha detto lei, anche adesso nel presente. Mi farebbe piacere a questo punto fare una piccola parentesi. Ecco, oggi abbiamo in rassegna stampa letto le principali notizie dei quotidiani online e si parla di questo vaiolo. Vorrei un punto di vaiolo delle scimmie, un punto di vista da parte sua, perché abbiamo vissuto quasi per 3 anni l'incubo della pandemia con il Covid. Adesso, insomma, c'è quest'altra problematica perché è arrivato in regione Campania il vaiolo delle scimmie, ci sono già 5 casi, uno sospetto, insomma, e 4 accertati. Lei che cosa pensa di questa situazione? La fortuna, innanzitutto, non è una situazione pandemica nel modo più assoluto, ma rispetto al Covid abbiamo una grande fortuna. Conosciamo già questo virus, conosciamo come trattarlo, quali sono i sistemi per poterlo bloccare, e quindi non è una cosa che deve assolutamente allarmare. E forse in passato, chissà quanti altri casi sono passati, voglio dire, nella nostra popolazione magari inosservati, perché erano talmente pochi e poco si conosceva, e soprattutto, diciamo, non c'era questo livello di allerta verso le patologie virali che si è creato giustamente per obbligo col Covid, che era un virus di cui non sapevamo quasi. Diciamo, no, non sapevamo proprio nulla. Tutto quello che abbiamo imparato a conoscere l'abbiamo conosciuto dopo Wuhan, quindi in questi 3 anni. E quindi io direi che, per quanto riguarda il vaiolo delle scimmie, questo virus, di non dare eccessiva, voglio dire, enfasi, soprattutto negativa, a questa patologia, siamo tranquilli, e non è assolutamente una pandemia. Quello che volevo sentire proprio per rassicurare un po' anche i telespettatori, perché purtroppo sappiamo che le informazioni diventano virali, soprattutto quelle che vengono pubblicate sui siti internet, che vanno a finire sui social, insomma, c'è poi disinformazione. Quindi è importante questo messaggio di stare tranquilli, insomma, perché la situazione è sotto controllo. Ritornando invece al. Infatti, mentre la situazione del nostro ospedale San Luca Vallo della Lucania Agropoli, insomma, forse la situazione non è troppo sotto controllo, sindaco, che cosa ci può dire in merito alla riunione che è venuta fuori? Bisogna, io dico una cosa. È vero che i grossi problemi si risolvono in chiave politica, però è anche vero che il politico non deve avere solo lamentele. Cioè, quando si va da un politico per segnalare un problema, bisogna fare innanzitutto due cose che siano molto chiare: l'analisi del contesto, cioè qual è la situazione reale e, secondo te, quali sono le possibili soluzioni a questo problema. Purtroppo devo dire che ci sono dei momenti in cui la politica è sorda, però è anche vero che le sole lamentele, le sole lagnanze
a volta per moda, sicuramente non portano a niente. Allora, tornando al nostro distretto, abbiamo una grossa problematica che poi è un poco comune a tutta l'Italia. Cioè, noi abbiamo una mancanza paurosa di medici. Paurosa perché anche nei presidi di guardia medica, partiamo, diciamo, ecco, dal territorio, dove il fabbisogno previsto è di 71 unità, ci sono attualmente meno di 40 unità in servizio. A questo aggiungeteci le ferie, aggiungeteci le malattie, aggiungeteci il Covid, ditemi voi effettivamente, mi metto nei panni dei colleghi che hanno l'obbligo di dover coordinare queste attività, effettivamente sono degli eroi e siamo anche fortunati se in questa situazione non succede nulla di grave. Mi spiego a livello territoriale. Uno, perché questo è un mio parere, condiviso anche da altri colleghi sindaci con i quali abbiamo discusso nell'assemblea di martedì scorso queste problematiche. Abbiamo parlato quindi del territorio e delle strutture centrali, soprattutto alla possibile integrazione e alla razionalizzazione delle risorse in questo percorso che deve andare dal territorio alle unità centrali DEA e quindi presso ospedaliero di San Luca e di Agropoli. Ora, immaginate che oggi come oggi c'è anche quel campanilismo, a volte un poco retro, che spinge anche i sindaci dei piccoli borghi a fare in modo che la guardia medica non si lasci, come se fosse un segnalino di potere da parte dell'amministrazione. Cioè, avere o non avere la guardia medica è un punto a favore o un punto in meno rispetto a chi gestisce. Ebbene, oggi come oggi, purtroppo, la guardia medica, che poi in effetti si chiama servizio di continuità assistenziale, se andiamo a valutare la tipologia delle prestazioni, non per il grosso dell'attività serve a supplire le carenze del medico di base. Cioè, le attività che si fanno prevalentemente sono attività di continuità, lo dice la parola, delle attività che dovrebbe svolgere il medico di base. Ora, il medico di medicina generale è un altro problema. Anche in questo campo abbiamo una grave carenza. Immaginate che su 10 medici che vanno in pensione, se si è fortunati ne riusciamo a sostituire 3, quindi il 30%. Allora è tutta una situazione che purtroppo a monte è deficitaria e che viene da lontano, viene dal numero chiuso a medicina, viene dalla mancata razionalizzazione delle specializzazioni. Perché un'altra parola che si sente, ma eliminiamo le guardie mediche, facciamo dei SAUT, dei presidi operatori, cioè di presidi, diciamo, operativi di emergenza, che sarebbero più utili perché sarebbero quelli che mettono in diretto contatto soprattutto, diciamo, i paesi più distanti delle unità centrali, e mi riferisco al DEA, per poter accedere a queste prestazioni di alta specializzazione. Immaginate un'emergenza cardiaca, un'emergenza nefrologica, un'emergenza respiratoria, un'emergenza cerebrale e così via. È chiaro che in termini pratici sarebbe molto meglio. Dici, beh, eliminiamo 3 guardie mediche contigue, facciamo un presidio unitario che copra per 24 ore questo territorio con un'ambulanza. Ma voi sapete che per essere medico di un'ambulanza ci vogliono 2 specializzazioni, e sapete che l'ultimo concorso bandito per 120 unità in tutta la ASL, hanno risposto meno del 20% dei posti messi a disposizione. Veramente un problema grave. E allora, dopo tutto questo, che cosa possiamo fare? Allora, il minimo sindacale lo possiamo fare. Alla politica sta innanzitutto, per esempio, mettere a concorso tutti i posti di primario dell'ospedale
San Luca di Valle della Lucania. Cioè io veramente sono rimasto senza parole quando ho visto che nel presidio ospedaliero San Luca, che era un fiore all'occhiello, davvero io ci sono stato più di 20 anni fa perché si operò papà di cataratta, io ebbi un'impressione veramente positivissima. C'era già la cartella clinica centralizzata. Noi al Pascale, 20 anni fa, istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, allora cominciavamo a parlare dell'accettazione centralizzata da reparto. Ebbene, lì già c'era, quindi vuol dire che c'era una grande organizzazione. E ricordo quante persone venivano non solo nell'oculistica, mi ricordo c'era una traumatologia di tutto rispetto, una neurochirurgia, ma che sono specialità che esistono ancora, ma allora avevano un'attrattività enorme. Ma come possiamo avere un'attrattività con il 30-40% delle risorse mediche e paramediche disponibili rispetto al fabbisogno reale e poi solo due primari effettivi? Cioè tutte le altre strutture complesse dell'ospedale sono gestite da facenti funzioni da più di 15 anni. Immaginate, insomma, è una situazione anche mortificante. Non solo dal punto di vista remunerativo, perché di fatto tu ti prendi le responsabilità di primario senza essere riconosciuto, anche in termini di anzianità, come dirigente e responsabile del reparto. Io Poi non so. sindaco, purtroppo è un discorso politico come lei aggiungeva prima, infatti riferendosi a 20 anni fa probabilmente parlava della famosa ASL Salerno 3, no? Quando appunto era una delle migliori di tutta la Campania, era forse l'ASL che segnava il punto positivo rispetto alle altre. E poi, insomma, è stata in un certo senso tagliata fuori e quindi abbiamo avuto quello che oggi abbiamo, ovvero degli handicap, dei disagi e delle decurtazioni a livello economico. Io, quello che mi ricordo allora, tantissimi colleghi di primo profilo, mi ricordo i colleghi dei Pellegrini e il Cardarelli, erano aiuti che venivano poi a fare i primari a Valle della Lucania. Cioè, non è vero, è chiaro che se tu mi metti in condizione di lavorare, sfatiamo anche questo mito, non è che Valle della Lucania sta alla fine del mondo, o Agropoli altrettanto sta alla fine del mondo, mettetemi in condizione di lavorare bene, di produrre bene, di essere giustamente remunerato. Io ci vengo a Valle della Lucania. Scusate, ma se tanti di noi, anzi, forse spesso i migliori, per lavorare, per realizzare la loro missione medica, lavorano a Lecco, a Belluno, a Milano, a Torino, in Val d'Aosta e così via, ma perché non dovrebbero venire a Valle della Lucania o ad Agro? La verità è che soprattutto per un giovane che deve cominciare, quindi deve intraprendere un percorso virtuoso, è importante sapere che va in un posto dove è possibile lavorare e lavorare bene. Io l'altro, a proposito di domenica, in questa presentazione del libro, è stato con noi ospite e ha tenuto anche una breve relazione sulle emergenze del nostro territorio cardiologico, il dottor Nicola Ragosa. Che dell'unità cardiologica del plesso ospedaliero di Valle della Lucania e dovrebbero essere 8 in servizio, sono in due, lui e il dottor Aloia, cioè veramente con dei numeri che fanno veramente, cioè loro hanno trattato in urgenza con procedure poi di emodinamica. Se non vorrei sbagliarmi, ma se ben ricordo, 830 persone in un anno, cioè due persone veramente sono numeri che fanno rabbrividire. È chiaro che poi se noi andiamo a correlare questi numeri con quelli di ospedali virtuosi del nord, fanno ridere. Sì, là faranno 8.000 prestazioni come queste, ma hanno 30 medici. Qua facciamo 820 prestazioni con due medici, che poi alla fine finiscono per essere reperibili 24 ore su 24. Io ho registrato la passione di questo collega, perché
ma soprattutto questo senso di appartenenza alla struttura, no, io ci devo stare, non riesco. Stava anche in quella mezz'ora che siamo state insieme domenica col telefono in mano, sempre, sempre pronto a poter rispondere ad un'eventuale emergenza. Cioè, davvero, e allora noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo potenziare queste strutture. Allora, il fattibile è come si può fare? Se esistono dei dipartimenti di emergenza, le forze vanno ridistribuite. Se esiste un dipartimento di emergenza cardiologico, non possiamo pensare nella stessa ASL che tutti gli operatori specialisti di un determinato settore siano spostati verso un plesso e rimanga l'altro invece dello stesso dipartimento totalmente sguarnito o tenuto a fare veramente dei salti mortali, come il caso che, a cui facevo riferimento prima. Si possono ridistribuire le risorse, come pure le guardie mediche. Il problema è sì, ne abbiamo parlato sempre in quell'assemblea, ci sono dei presidi dove ci sono 4 medici, perché voglio dire, quindi stanno al completo e fanno 3 prestazioni a sera, 3 prestazioni in 24 ore. Poi vicino, a 5 chilometri, c'è un presidio dove i colleghi in servizio sono 1 o 2 e sono sulla fascia costiera. Immaginate in questo momento qual è la richiesta di attività per un servizio di guardia medica nella fascia costiera, dove Agropoli, si decupla la popolazione. Castellabate, immaginate in presidi come quelli, Pioppi, Acciaroli, Ascea, ebbene in quei presidi magari addirittura c'è la metà del personale o addirittura un solo collega, per cui sono aperti a singhiozzo. Che cosa si potrebbe fare? Bisognerebbe far capire anche ai sindaci, d'accordo con, e devo dire grazie alla dottoressa Marina Loia, che è venuta come ospite graditissima, perché nella conferenza dei sindaci lei, diciamo, non ne fa parte, ma l'ho pregata di venire perché lei ha il polso della situazione, è una persona molto razionale e devo dire che quando le ho chiesto un documento sulla situazione, quindi a cui facevo prima riferimento, di tutta l'Asia e soprattutto del nostro distretto, è stata veramente molto molto obiettiva, ma soprattutto razionale anche nel dare dei suggerimenti operativi, che spesso però questi suggerimenti operativi, sempre nell'ambito dei paletti ristretti a cui oggi siamo abituati, spesso trovano resistenze da parte dei sindaci. Il sindaco del paese tal dei tali non vuole che i 4 medici del suo servizio vadano sul comune vicino di fascia costiera, che sta a 3 chilometri, perché è peccato di lesa nobiltà. E su queste cose veramente, voglio dire, almeno su questo minimo noi ci possiamo lavorare, e aspettiamo proprio che si insedi il nuovo direttore generale, il dottor Sosto, che pare si debba insediare a fine mese, inizi di settembre. Poi con questa campagna elettorale in corso agostana, penso che qua tutte le situazioni troveranno il tempo che trovano, ma prima o poi dobbiamo averci a che fare e discutere a tavolino di questi problemi che sono seri. Non è possibile pensare che ci sia un DEA rappresentato, e quindi questo dipartimento di emergenza, urgenza e accettazione, da questo complesso di ospedali che è rappresentato dal Agropoli e Vallo della Lucania, e non ci sia complementarietà delle attività. Queste cose si possono fare, non c'è bisogno di quali risorse, di quali invenzioni. Poi possiamo inventarci ad Agropoli, portiamoci questo, portiamoci, ma intanto, se esiste un DEA e il DEA è previsto, voglio dire, nell'atto aziendale, è inammissibile che i due ospedali proseguano le loro attività come se fossero due unità indipendenti di due territori diversi, dove la parola complementarietà delle attività è l'ultima ad essere messa in corso e quindi in campo. Queste sono, voglio dire, le cose dove con un poco di buona volontà, perché
qualcuno diceva sì, De Luca, De Luca, De Luca, De Luca. Noi non abbiamo, come sapete, no? L'assessorato alla sanità, l'assessorato, diciamo, la sanità delega diretta il presidente. Ma vi dico che anche dal peggiorne De Luca, simpatico o antipatico, se si ci va con delle proposte che operative, De Luca non può dire di no. Se invece andiamo solo a fare chiasso sotto gli uffici istituzionali e a fare i sit-in, secondo me non andiamo da nessuna parte. Però se invece si crea questo percorso virtuoso che va dal territorio alle istituzioni del distretto, alla direzione generale e alla regione, possiamo sicuramente, se entriamo in quest'ottica, che tutti possiamo essere importanti, tutti possiamo essere utili alla causa, ma a diverso livello di responsabilità. D'accordo. Qualche cosa di più, nonostante le gravi carenze attuali, possiamo ancora farlo. D'Agropoli pensa, insomma, che il direttore sanitario De Vita faccia un discorso di campanilismo tra Agropoli e Vallo della Lucania. Naturalmente non voglio coinvolgerla in questa, che potrebbe sembrare una polemica, però mi piacerebbe da parte sua un'opinione in merito a questo, anche magari se è contrario all'idea degli agropolesi, per sfatare, ecco, questa diceria. Guardi, io ero direttore scientifico al Pascal e quando si parlò di noi stavamo molto stretti, come proprio fisicamente stretti. Oramai il Pascal come tale non riesce più ad assorbire tutta la richiesta, e come personale a quel tempo, perlomeno parlo del, io ho lasciato da più di un anno il Pascal, ma devo dire che non stavamo messi male. Mancavano proprio le strutture, gli spazi, e quindi pensammo di dislocare, di poter dislocare presso altre unità della regione parte delle nostre attività. Di qui poi, sapete, c'è la Scalesi, che è diventata la porta di accesso al Pascale. Noi abbiamo dislocato alla Scalesi soprattutto gran parte dell'attività ambulatoriale, le prime visite e alcune prestazioni, diciamo, che non richiedono una struttura di pronto soccorso, cioè più che di pronto soccorso, di animazione. E quindi abbiamo un poco stemperato il problema dell'afflusso dei pazienti, soprattutto esterni. E in quel periodo si parla pure di Agropoli, di pensare di fare un'unità di oncologia ad Agropoli come cellula del Pascal, ma non per assolutamente per un'azione un'azione feudataria, assolutamente, era proprio per dare anche più senso a quella che era la rete oncologica. E tutti entusiasti, poi alla fine ci rendemmo conto che chi voleva l'iperbarica, chi voleva la traumatologia, chi voleva una cosa, chi voleva un'altra, alla fine uscì questa operazione a Scalesi che e poi è stata, diciamo, è arrivata in porto. Che cosa voglio dire con questo? Che il campanilismo non serve assolutamente a niente. Come vi dicevo prima, poi il dottore De Vita si trova a fare direttore sanitario sempre a scavalco. Altra anomalia tra quelle a cui facevo riferimento prima. Ma è possibile? Cioè, il dottore De Vita merita tutta la mia considerazione e la mia comprensione. Si può essere direttore sanitario di due presidi senza essere retribuito e avere la responsabilità come da facendo funzioni. Allora anche la forza contrattuale con la dirigenza e soprattutto con la direzione generale si riduce. Io sono molto 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 franco, tanto non devo fare più carriera, dico quello che mi pe quello che penso, ma anche quando devo fare carriera ho sempre fatto questo. È una situazione di grosso imbarazzo, perché è come sentirsi con un piede dentro e con un piede fuori. Allora sono costretto sempre, spesso, anche a volte, a dover dire sì lì dove dovrei dire no. E questa è una cosa che conviene quando si vuole fare
quella che non è politica, quella è politica becera, significa solo tirare avanti, tirare a campare e non fare niente di buono, lasciare le cose come stanno. E sapete benissimo che in sanità, la sanità è uguale salute, se la salute non viene curata diventa gangrena, e quindi bisogna assolutamente arrivare poi a soluzioni drastiche. Io dico che ancora non siamo a questo livello. Se ci fosse una buona volontà, ripeto, e soprattutto una corresponsabilità dei ruoli, possiamo ancora trovare una via per migliorare almeno parzialmente la situazione, soprattutto complementando le attività tra i due ospedali, che devono fare attività specialistiche di alta specializzazione legate all'emergenza. E non possiamo pensare che questi due ospedali, già ve l'ho detto prima, forse sarò ripetitivo fino alla noia, siano due entità singole e indipendenti. Anzi, rappresentano proprio il punto di arrivo che parte dalla esigenza del territorio e che attraverso i vari filtri rappresentati appunto dal territorio stesso bisogna arrivarci quando effettivamente la richiesta di prestazione è una richiesta di alta specializzazione. E non si può pensare quindi, se chiamiamo DEA l'insieme dei due ospedali, che un ospedale faccia una cosa e l'altro ne faccia un'altra, che non ha niente a che vedere con questo discorso complessivo del Dipartimento di Emergenza. Bene, Sindaco, io le dico che saremo vicino insomma a voi sindaci con la nostra televisione per informare soprattutto i cittadini e per spingere in tutta la regione Campania e far valere quelle che sono le nostre esigenze sanitarie qui nel Cilento. Quindi qualsiasi cosa voi organizziate, insomma, soprattutto con l'insediamento del nuovo direttore dell'ASL Salerno, insomma, saremo pronti a essere con voi, a fianco a voi, per i diritti non solo dei cittadini, ma anche dei tanti medici che lavorano sotto sforzo, ecco, come lei appunto ha appena indicato. Raffaella voleva aggiungere qualcosa. Sì, allora dobbiamo comunque aggiornarci, perché a quanto pare, da quello che è venuto fuori dall'incontro della conferenza dei sindaci che si è svolta la scorsa settimana, purtroppo ci sono queste piccole problematiche logistiche per quanto riguarda, ecco, la nomina del nuovo direttore generale, e un nulla di fatto, insomma, per il potenziamento quindi delle guardie mediche, delle postazioni sanitarie nei vari comuni cilentani, giusto Presidente? Dottoressa, sì, volevo proprio però dire che in questo tempo, anzi già in questa settimana, abbiamo raccolto tutta una serie di proposte. Noi nel primo incontro con il direttore generale avremo già, voglio dire, una serie di proposte operative, quelle immediate a breve termine, quindi quelle fattibili, e quelle a medio lungo termine, che rappresentano poi chiaramente la volontà politica. Ma su quelle da poter sulle quali poter agire a breve tempo, a breve termine, stiamo già lavorando, e stiamo lavorando anche abbastanza bene, con grande senso di condivisione. Magari faremo un prossimo incontro, Sindaco, se lei insomma ci dà la disponibilità, per elencare tutte le proposte in questo documento, mi sembra di aver capito, da proporre poi al nuovo direttore generale. Sì, sì. Va bene. Grazie per la vostra disponibilità. Grazie a voi. Complimenti ancora per la trasmissione. Grazie. E un appuntamento a tutti i nostri telespettatori a visitare Sessa Cilento, un paesino del Cilento eccezionale, d'altronde ricco di eventi con segreti d'autore e i suoi artisti. Grazie Sindaco. Grazie a voi.